Ti faccio una domanda. Allora, innanzitutto, perché ce l'hai con Cartesio? E poi, quali sono quegli elementi essenziali che uno deve conoscere per autoregolarsi? Voi sapete che Cartesio è stato un grande scienziato, un grande filosofo del Seicento, però Cartesio ha ridotto il corpo umano a tanti organi, separati l'uno dall'altro, e questa è una visione riduzionistica, meccanicistica. Quindi noi curiamo i sintomi e non affrontiamo la causa. Questa visione qui ha 400 anni e porta a una espansione enorme del consumo dei farmaci e enorme della diagnostica. Il sistema sanitario nazionale si spende 117-120 miliardi di euro all'anno, assicura in termini di epidemiologia solo il 20% della salute della popolazione. Questo in tutto il mondo è così. Quindi sta a significare che il modello che noi stiamo vivendo occorre modificarlo. E se io porto questa mano, prendo un cibo, lo introduco dentro di me, entra nell'intestino, dall'intestino entra nel sangue, ogni volta che noi mangiamo il sangue cambia nella sua composizione nutrizionale in rapporto a ciò che mangiamo. Il sangue dove va su tutto l'organismo? Va in posizione orizzontale su tutto l'organismo, passa nel cuore, nel fegato, nel cervello, in tutti gli organi, non va su un organo solo. Quindi io quando mangio modifico la composizione del mio sangue e questo sangue si diffonde sull'intero organismo. Pensate, ogni volta che questa mano porta il cibo dal piatto alla bocca, il nostro sangue cambia.